Torniamo in diretta e come anticipato lo facciamo con il nostro primo ospite di oggi, dottor Alessandro Monteduro, direttore della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che sostiene i cristiani nel mondo, ovunque siano, perseguitati, oppressi o nel bisogno. Buongiorno dottor Monteduro, ben trovato. Buongiorno a tutti voi, buongiorno ai telespettatori. Grazie per la sua disponibilità a parlare con noi oggi di libertà religiosa, perché il rapporto presentato da ACS, Aiuto alla Chiesa che Soffre, appunto, di cui ne abbiamo già fatto menzione in questi giorni con la nostra collega Maria Pia Picciafuoco, presenta un aumento delle discriminazioni e degli attacchi nei confronti dei cristiani presenti in tutto il mondo. Ci conferma il dato, ovviamente. Assolutamente sì, purtroppo. Aiuto alla Chiesa che Soffre presenta ogni 2 anni il proprio rapporto sulla libertà religiosa, il caposaldo dell'informazione, ma nel contempo anche della denuncia. E purtroppo anche in questa edizione, la 16ª edizione del rapporto sulla libertà religiosa, siamo costretti a registrare elementi che sono tutt'altro che di conforto, per essere chiari e far comprendere ai telespettatori concretamente cosa intendo dire. In ben 61 nazioni del mondo, sui 196 stati sovrani del pianeta, quindi ripeto, sui 196 stati del pianeta, in ben 61 di questi stati, si registrano gravi violazioni alla libertà religiosa. All'interno di questa grande categoria dei 61 paesi, dovremmo poi operiamo un'ulteriore suddivisione. In 28 di questi 61 paesi la persecuzione è addirittura cruenta, noi li definiamo realmente paesi violenti, nei restanti 33 invece la persecuzione è più che altro una somma di discriminazioni, alcune delle quali, le assicuro, terribilmente gravi. Ecco, questa è la fotografia. Aggiungo un ulteriore elemento, non di dettaglio, perché si possa comprendere quanto è importante questa descrizione. In questi 61 paesi ci vivono 4 miliardi e 900 milioni di persone, cioè per intenderci il 62% della popolazione mondiale vive in paesi in cui la libertà religiosa viene calpestata. È sufficiente questo numero per comprendere quanto sia serio il problema? E il titolo del rapporto di quest'anno, tra l'altro, è emblematico, Perseguitati più che mai, e restituisce, ecco, un'immagine chiara rispetto a quello che appunto ci stavate raccontando, e tanto più che tra i paesi peggiori poi ci sono anche nazioni tra, ecco, le più importanti proprio a livello planetario, penso per esempio alla Cina. Alla Cina, all'India, al Bangladesh, al Pakistan, alla Nigeria. Cito queste 5 nazioni perché sono tra le 5 nazioni, 5 tra le più popolose nazioni al mondo. Cina e India sono più o meno appaiate attorno a 1 miliardo e 400 milioni di persone. Io voglio precisare, il rapporto sulla libertà religiosa non è solo una denuncia, un grido d'allarme, di dolore sulle sofferenze inflitte alla comunità, maggiormente alla comunità religiosa maggiormente perseguitata nel mondo, e parlo della comunità cristiana. No, è una denuncia che vuole enfatizzare, far cadere il velo, far venire meno il silenzio e l'indifferenza con riferimento alle sofferenze di tutte le comunità di fede, di tutte le comunità prevalentemente minoritarie. In India, per essere chiari, soffrono terribilmente i cristiani, ma soffrono anche i musulmani. E lì l'oppressore, il persecutore, è l'induismo, il nazionalismo induista etno-religioso. Abbiamo raccontato, per esempio, come in India un grande fenomeno oggi inaccettabile è l'approvazione delle cosiddette leggi anticonversione. Mi dia solo un secondo per spiegare cosa voglio dire con le leggi anticonversione. 28 stati compongono la grande nazione indiana. In 12 di questi stati sono già state approvate, o stanno per essere approvate, delle leggi con le quali ad un induista che esprime la volontà di convertirsi al cristianesimo o all'islam
viene inflitta la reclusione fino a 10 anni di carcere. Al contrario, se un cristiano o un islamico vuole convertirsi all'induismo o riconvertirsi all'induismo, questo processo viene accompagnato con una serie di agevolazioni, chiamiamole tali, prebende finanziarie. Ecco, sono tutti elementi che da lontano, da Roma, dall'Italia, dall'Occidente, sembrano dettagli, sembrano insignificanti, ma è quanto di più odioso ci possa essere, perché poi alla fine della fiera che cosa racconta tutto questo? Che la libertà religiosa viene considerata una libertà di rango inferiore, una libertà di serie B, ed è purtroppo la realtà. E noi, come Aiuta la Chiesa Soffre, non ci stancheremo di denunciarlo. Poi confidiamo che ci ascolti quanta più gente possibile. No, è davvero molto importante e prezioso il lavoro che state svolgendo proprio per i temi che stava evidenziando. Del resto ho letto che una sua dichiarazione, quando lei è arrivato, l'area di crisi era soprattutto quella del Medio Oriente, oggi invece l'area di crisi più importante è rappresentata dall'Africa. Come, dice lei, se ci fosse stata una migrazione dell'estremismo? Sì, purtroppo è così, e lo dimostra e prova a dimostrarlo anche questo rapporto sulla libertà religiosa. Consideri che su quei 28 paesi di persecuzione cruenta, 28 dei quali ho parlato prima, 13 purtroppo sono in Africa. Sono quei paesi, quelle nazioni che si affacciano attorno alla regione del Sahel, attorno alla regione della Chad, quindi per fare nomi e cognomi, la Nigeria, il Niger, il Camerun, il Mali, il Chad, il Burkina Faso. Ma poi non ci sono soltanto queste nazioni, l'estremismo, lo jihadismo, il terrorismo jihadista si sposta anche in altre aree del continente, fino all'Africa orientale, passando per la Somalia e raggiungendo il Mozambico. E questo in questo momento, nel 2023, è l'epicentro della persecuzione. Lì si sono instaurati, o meglio, si sono auto-instaurati e autodichiarati sedicenti califfati. Consideriamo nel solo Burkina Faso, il Burkina Faso, la nazione tra le più povere al mondo, la terz'ultima per intenderci nel mondo per prodotto interno lordo, nel 60% della nazione non è possibile neanche per le organizzazioni umanitarie raggiungere il territorio, neanche per la Croce Rossa, neanche per Aiuto alla Chiesa che Soffre, per intenderci, perché è controllato completamente da organizzazioni terroristiche jihadiste. Queste organizzazioni entrano nei villaggi, e si appropriano di tutto, in alcuni casi sparano all'impazzata, colpiscono in modo particolare i cristiani, ma colpiscono più in generale tutti coloro i quali non accettano quella loro ideologia politico-religiosa deviata. Perché colpiscono le comunità di fede? Perché quelle comunità di fede, con i loro leader religiosi, vengono percepite come alternative, vengono percepite come rappresentanti e portatrici di un'idea di società libera, democratica, aperta, che è quanto di più lontano dallo jihadismo. Ecco perché lo jihadismo si nutre anche dell'odio verso la fede. Assolutamente d'accordo con lei, anche perché nel corso di tutto il 2023, con il nostro programma dedicato proprio al mondo delle missioni viandanti sulle strade del Vangelo, spesso abbiamo ricevuto testimonianze dirette o indirette che ci raccontavano proprio di questo tipo di vicende, laddove appunto il missionario, per esempio, è un presidio non soltanto di fede religiosa, ma tante volte è anche un presidio di civiltà fondamentale, perché ecco, i nostri missionari operano in territori dove manca di tutto e di più. Quindi quando parliamo di libertà religiosa, in realtà stiamo parlando di un concetto molto importante, che soprattutto in alcune nazioni, in alcune aree geografiche come quella del Sahel di cui ci parlava lei, diventano presidi di umanità prima ancora che di libertà religiosa. Lei ci parlava di jihadismo. Per concludere la nostra chiacchierata, mi voglio fare riferimento agli altri due virus, come li chiama lei, che vanno ad intaccare la libertà religiosa, che sono anche il nazionalismo e il totalitarismo. Ecco, le lascerei in conclusione di questa nostra chiacchierata una riflessione più ampia, che purtroppo ecco, questi tre virus vanno ad intaccare le nostre libertà su scala planetaria, come detto.
L'Africa è purtroppo aggredito, come dicevamo, dallo jihadismo. L'Asia è aggredita da quelle due forme persecutorie di cui lei ha fatto cenno, cioè il nazionalismo religioso, e ho fatto prima un ampio cenno a cos'è il nazionalismo religioso con riferimento all'India, ma poi ci sono i regimi oppressivi, i regimi totalitari, in alcuni casi sono ancora un retaggio del XX secolo. Qui il riferimento è alla Corea del Nord e alla Cina. La Corea del Nord è un regime sterminazionista, non ci sono altre definizioni, e se qualcuno vuole edulcorarla lo faccia pure, ma se ne assuma la responsabilità. Io mi assumo la responsabilità di definirlo sterminazionista. La Cina è un grande paese con il quale tutto l'Occidente intrattiene legittimi rapporti commerciali, per un verso. Purtroppo la pandemia prima e la guerra in Ucraina ha fatto sì che questi legittimi, ribadisco, rapporti commerciali avessero definitivamente il sopravvento su una richiesta, vale a dire la richiesta di rispetto per i diritti umani tutti. È un dato di fatto, siamo più deboli a causa di quello che è accaduto negli ultimi 4-5 anni, ripeto, la pandemia prima e la guerra in Ucraina dopo, le carenze energetiche, le carenze del grano ci hanno reso più deboli e hanno fatto sì che quegli interessi commerciali, appunto, cui mi richiamavo, avessero definitivamente il sopravvento. Un ultimo inciso, però, quando parliamo di regime totalitario, quando parliamo di regime oppressivo, non limitiamoci più solo a descrivere paesi nei quali le comunità di fede appaiono quasi delle minoranze, perché la vera novità è anche la sofferenza di intere maggioranze, cioè dell'intera popolazione. Qui il riferimento è voluto ed è diretto al Nicaragua, quello che sta accadendo in America Latina, in Nicaragua, ma potrei anche aggiungere a Cuba, è qualcosa di orribile. Da 5 anni, ma negli ultimi 2 anni in modo molto feroce, la Chiesa, il clero, la popolazione, i fedeli sono tutti sotto attacco. Come si può descrivere diversamente? Oltre 500 attacchi, oltre 500 aggressioni a luoghi di culto, a monasteri, seminari, conventi, gli arresti indiscriminati del vescovo, dei vescovi, dei sacerdoti. Come si può descrivere il fatto che le omelie vengano registrate dagli uomini dei servizi segreti per verificare che nessun cenno si faccia al regime di Ortega nel corso dell'omelia? Ecco, questo, siamo passati in questi 10 minuti dall'Africa, cioè abbiamo veramente spaziato per il pianeta. Spero che sia servito a comprendere quanto, lo dicevo prima, la libertà religiosa è un grande, enorme tema. Non c'è solo la libertà sessuale, non c'è solo la libertà di genere, c'è anche, e io aggiungo soprattutto, la libertà religiosa, con la coscienza e il pensiero. Assolutamente sì, per questo le siamo molto grati e siamo molto grati per il lavoro che svolge la Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, per cui ecco la invitiamo a tenerci costantemente aggiornati sugli sviluppi delle vostre indagini, dei vostri lavori e magari a ritornare a parlare con noi di questi temi di fondamentale importanza. Per il momento la ringrazio, la saluto e le auguro buon proseguimento di giornata. Grazie a voi, buona giornata. Noi ci fermiamo soltanto per qualche altro istante, poi ritorniamo di nuovo in diretta.